La costruzione del Duomo di Orvieto venne iniziata il 13 novembre 1290. Il grandioso monumento venne innalzato per onorare e ricordare degnamente il miracolo di Bolsena. Si tramanda che nel 1263 un prete boemo, Pietro da Praga, dubbioso circa la reale presenza del corpo di Cristo nell'ostia consacrata, mentre celebrava la messa nella chiesa di Santa Cristina Bolsena, vide scendere proprio dall'ostia delle gocce di sangue che andarono a bagnare il corporale, ora custodito nella cappella del corporale. Preciso che per quanto riguarda l'interno, l'assillante presenza di addetti che vietano foto o video, sebbene effettuati senza utilizzo di flash o altro, non mi ha permesso una puntuale documentazione o raccolta di graditi ricordi. Fonte battesimale del 1390-1407. Le pareti della navata centrale e i suoi pilastri sono caratterizzati dall'alternanza di fasci di basalto e travertino di matrice senese che riprende la decorazione laterale esterna. Cappella di San Brizio, un vero gioiello dell'arte italiana. Le sue pareti sono state completamente affrescate da Luca Signorelli. Gli affreschi hanno come tema centrale quello del giudizio universale. Sono presenti due cappelline nella cappella di San Brizio, quella dei Santi Morti con il compianto sul Cristo morto di Signorelli e quella della Maddalena. A sinistra i dannati e centrale la resurrezione della carne.